25 tappe, la prima Umbertide dal 15 al 27 marzo, un master finale a Todi dall'1 al 4 settembre, 19 tornei di quarta categoria maschile con montepremi di 300 euro a gara, 8 tornei di doppio quarta maschile, 4 tornei open a partecipazione straniera con 2.000 euro di montepremi a partita, un torneo open con 3.000 euro di montepremi. Sono i numeri della 31esima edizione dell'Umbria Tennis, quest'anno Umbria Tennis Satiri Auto, che torna ricco della sua storia, che ha visto impegnati in queste tre decadi oltre 60.000 atleti. La novità è l'uscita di scena di Roberto Migliani, che dopo 30 anni passa lo scettro della presidenza dell'Umbria Tennis a Fabio Garzi. Entro in un circuito assolutamente ben avviato, perché come diceva lei è 30 anni che esiste questo circuito e ogni anno abbiamo avuto dei numeri più importanti. Siamo arrivati l'anno scorso ad avere 2.000 presenze, quindi è un circuito importante per la nostra regione e per il nostro sport. Io metterò tutto l'impegno nel proseguire questo iter e credo che in questo dovrò essere chiaramente supportato da tutti i circoli. Tra i diversi volti del mondo della racchetta umbra, presente anche Francesco Cancellotti, due volte campione italiano, ex numero 21 ATP e istruttore di tennis, che ha dato il suo parere sulle promesse del tennis umbro. Credo che a livello giovanile ci siano veramente dei ragazzi e ragazze molto interessanti. Prima fra tutte retorica, ma oramai è il nome di cui parlano tutti anche a livello nazionale, la Matilde Paoletti, che è una ragazzina veramente molto interessante, che ha una grande passione, apprende molto facilmente, quindi ci auguriamo che possa in prossimo futuro ambire ad essere una giocatrice professionista. Tra i sostenitori del circuito anche Satiri Auto, la concessionaria di automobili sempre sensibile agli eventi del territorio, e Leonardo Cenci, anima dell'associazione Avanti Tutta Onlus. Siamo vicini al mondo dello sport perché anche lo sport ha bisogno del nostro contributo e del nostro sostegno. Quindi invito anche altri imprenditori a seguire il nostro esempio. Se noi vogliamo avere una vita in salute dobbiamo comunque muoverci, quindi il tennis è uno sport magnifico, è una, come hai detto te, arrivata alla 31esima edizione, di conseguenza è veramente una cosa molto longeva, e io come Leonardo Cenci e come associazione Avanti Tutta abbiamo deciso di sposare questo connubio tra solidarietà e sport.